Amici sportivi, buon pomeriggio e ben trovati da parte di Mirko Ditta. A breve vi racconteremo l'incontro valido per la 14ª giornata del campionato di Serie D Girone I tra Licata e Trapani. Andiamo subito a leggere le formazioni in campo con il Licata che è iscritta a Moschella, Calaiò, Cappello, Caccetta, Mannina, Orlando, Mazzamuto, Aprile, Samache, Curro e Minacori. Per quanto riguarda invece per il Trapani, Cultraro in porta con Muniz, Maltese, Buffa, Musso, Bruno, Olivera, Vitale, Spano, Santarpia e Calfano. Uno sguardo al campo e tutto pronto per il calcio d'inizio. Si comincia proprio adesso su queste immagini, anzi no, è subito un'interruzione. E quindi bisogna ripetere il fischio da parte del direttore di gara, che quest'oggi è il signor Gerardo Galofaro di Torre del Greco. E si comincia finalmente con Licata Trapani, subito il rinvio a cercare l'area di rigore. Buona la chiusura di Muñoz in rimessa laterale. Ovviamente un banco di prova già per mister Massimo Morgia, che viene dall'ottimo esordio convincente, soprattutto vincente, contro il San Luca. Banco di prova perché c'è di fronte una squadra che non perde ormai già da un bel periodo, viene da un grande filotto di risultati utili consecutivi. Ci prova subito dalla distanza e poi Cultraro, che tra l'altro ritorna tra i pali dopo un periodo di infortunio, ritrova il suo numero uno, il Trapani. Non c'è dal primo capitan Luca Pagliarulo, una settimana abbastanza movimentata per i colori granata, viste le uscite, quelle di Alessandro Gatto e di Tedesco, andati rispettivamente al Casale e al Sorrento. C'è stato però un ingresso in maglia granata, ovviamente si tratta di Russo, che magari nel corso del match potremo anche vedere in campo. Ancora il Licata con questo lungo lancio in avanti verso Samache. Ritorna da ex Salvatore Maltese, quest'oggi con la fascia da capitano al braccio. Subito il Trapani con Vitale, sempre dall'auto di destra. L'anticipo secco da parte di Cappello, che mette direttamente in tribuna. Ritrova la maglia titolare anche Rafa Muñoz nel trio d'attacco. Non c'è ancora Bonfiglio, indisponibile, ma c'è Spano, che quindi parte con una maglia da titolare. Ovviamente con lui ci sono Musso al centro dell'attacco e, come abbiamo appena visto, sull'auto di destra Vitale. Muñoz si fa vedere l'intervento da parte di un difensore. Subito un calcio d'angolo per il Trapani, il primo quando sono passati 2 minuti e mezzo dall'inizio della gara. Andrà dalla bandierina Olivera, lui che nello scorso turno ha firmato 2 assist, uno proprio dagli sviluppi di un calcio d'angolo, andò a segno, come ben ricorderete, Salvatore Maltese. Poi il gran cross sull'altra testa, quella di Alessandro Gatto. Pallone in mezzo, direttamente in porta, ci mette una mano Moschella, alza in calcio d'angolo. I difensori delicata chiedono una carica sul portiere, ma è tutto buono. E quindi altra situazione interessante per il Trapani, con un altro tiro dalla bandierina. Questa volta però andrà Samuele Spano, ancora dal tiro da corner. Vanno in tanti in mezzo, subito nell'area piccola, palla che spiove in aria, Samache allontana, il Trapani però resta lì. Spano, trovato il gran gol, però buona questa trama, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento da parte del Trapani, che dopo quasi 4 minuti si è reso già pericoloso su 2 situazioni differenti. Licata che può riprendere il gioco con il gioco dal basso, con Cappello che rinvia lungo. Il pallone però va fuori. La rimessa è per i padroni di casa. Dicevo, il Licata viene da un periodo di salute, di risultati, visto che
l'ultima sconfitta, quella con il Paternò, poi 7 risultati utili consecutivi. Tra l'altro il Trapani ritrova un vecchio amico, Cristian Caccetta, come l'anticipo Galfano. Cristian Caccetta che tra l'altro oggi è capitano e agisce da play basso, vista l'assenza di Maico Candiano. Eccolo qui Caccetta, può andare verso la profondità. Allora Vitale prova a portarsi sui 30 metri, spazio per Musso in aria. Allora è un filino troppo lungo, complice anche uno scontro con un difensore che agevola l'uscita da parte di Moschella. Dicevo Caccetta che proprio esattamente 8 anni fa regalava al Trapani, si regalava una grande gioia, quella della partita di Coppa Italia a San Siro contro l'Inter, firmando il temporaneo 3-1, pardon. Si fa sentire mister Morgia in panchina. Il pallone era andato fuori, anzi c'era stata una segnalazione di infrazione, quindi pallone di Maltese, una vera e propria istituzione da queste parti, Salvatore Maltese, dopo che trascorso 4 anni della sua carriera proprio qui al Dino Liotta. Pallone verso Spano che aggancia bene, su di lui la pressione di un difensore, pallone dentro, è buono per Galfano, pallone arretrato, la mette fuori Curro che allontana il pericolo, però bene il Trapani in questo inizio di gara. Olivera lascia la battuta a Galfano, tra l'altro avrete visto la presenza di qualche tifoso presente qui al Dino Liotta. Musso, l'ultimo lui a toccare, quindi la rimessa sarà proprio dei padroni di casa che sono in vantaggio di un punto proprio rispetto al Trapani, anzi di 3 punti. 20 Licata e 17 Trapani. Calaiò allontana, allora Samakè sempre con la testa, fa lo stesso Santarpia, fa la stessa cosa anche Orlando, poi Minacori che prova ad andare via su Bruno ed è commesso fallo su di lui e quindi sarà calcio di punizione in favore di Licata quando siamo arrivati all'ottavo minuto di questa 14ª giornata, ricordando che ci si avvia ad un'altra settimana piena di impegni. Mercoledì si tornerà già in campo, Trapani torna al provinciale per ospitare il Portici. È tutta da vivere ovviamente questa partita. Chiama lo schema con il pallone che ragionevolmente andrà verso l'area di rigore a cercare qualche spizzata. Allontana Olivera di testa. Allora Spano, occhio al contropiede del Trapani, carambola il pallone sulla schiena di Musso, può lanciare il pallone per Vitale, pallone in aria, occhio a Musso, però c'era stata una segnalazione quindi tutto inutile. Buona chance per il Trapani di distendersi in contropiede, ci sia stata una segnalazione, anzi no, è tutto buono. Gli assistenti che sono Giuseppe Minutoli di Messina e Francesco 48 sempre di Messina. Fallo commesso da Galfano, si riprenderà adesso sì con una punizione. Caccetta, siete che ha giocato 3 stagioni con il Trapani, dal punto di vista emotivo molto coinvolgenti, la prima delusione purtroppo nella stagione della finale playoff per la Serie B, persa contro il Lanciano, quella successiva della prima promozione in Serie B.
E quello ovviamente, come già anticipato, della prima stagione in cadetteria. Maltese, Bruno, giro palla dove c'è Buffa sulla pressione di Samaché. Muñoz prova a rientrare il numero 3, il pallone in profondità verso Spano, la posizione regolare, occhio Spano destro, l'occasione per il Trapani al minuto 10 con Samuele Spano, occhio perché rimane in avanti il Trapani con Galfano, allontana Caccetta, ma occasionissima e grande risposta dell'inquadrato Moschella, questo giovanissimo portiere classe 2002, ad evitare l'1-0. Ci prova adesso il Licata a distendersi con Mannina, il colpo di tacco elegante da parte di Curro e poi Maltese. Non c'è fallo secondo il direttore di gara, quindi tutto buono e si può riprendere con una semplice rimessa laterale. Chiedeva a tutto il pubblico di Fede Licatese una punizione in questo episodio. Si riprenderà direttamente con la rimessa di Rafa Muñoz, che va a lungo verso Musso, che è rimasto a terra. Il gioco però prosegue, anzi no, perché Musso è rimasto dolorante a terra, forse ha subito un colpo il numero 9 del Trapani. Si girarsi delle condizioni sui compagni Olivera, Buffa, tutto rientrato fortunatamente per il Trapani e per Antonino Musso. Quando sono passati 12 minuti al Dino Liotta è sempre 0-0 tra Licata e Trapani per questa 14ª giornata del campionato di Serie D Girone I. Si può riprendere, Muñoz intima Maltese ad andare un po' più dietro in modo tale da guadagnare qualche metro per eventuale impostazione. Allora preferisce andare verso Bruno. Ancora per lo spagnolo Maltese. Il giro palla del Trapani, l'imbucata subito centrale dove c'è Spano dopo la sponda di Musso, prova ad andare il numero 20, il rientro su sinistro, lo prova ancora, la deviazione, la palla è buona per Muñoz, dentro il pallone, la lisciano tutti, poi traversa Olivera! 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 Il primo gol di Agustin Olivera e soprattutto Trapani in vantaggio al minuto 13, si sblocca il punteggio al Dino Liotta di Licata. Trapani in vantaggio con Agustin Olivera. E quindi grande, grande occasione sfruttata al massimo per il Trapani, che si porta in avanti con il primo gol dell'uruguaiano arrivato da poche settimane a Trapani. Nel frattempo è successo qualcosa, è rimasto a terra qualcuno della panchina del Licata. Vediamo di chi si tratta. Protestano anche i giocatori. Non so cosa sia successo. Chiedono spiegazioni al primo assistente, per così dire, i giocatori. Credo si tratti proprio di mister Romano. Sappiamo bene cosa sia successo, sta di fatto che il Trapani è in vantaggio grazie al gol di Agustin Olivera. Le cure anche, è chiaro, dello staff medico del Licata. È scattato un'ammonizione però nel frattempo. Cappello a muso duro con Maltese, è stato proprio lui ad essere ammonito, quindi primo giallo del match all'indirizzo di Alessandro Cappello. Espulso addirittura, c'è un'espulsione credo di uno dei componenti della panchina, di un collaboratore, quindi inizio abbastanza rovente di gara con il vantaggio del Trapani, poi con
l'infortunio. L'allenatore dell'Icata, quanto singolare dobbiamo dire, il fatto che il gioco è fermo quasi da un paio di minuti dopo il gol di Olivera. Registriamo quindi l'ammonizione di Cappello. Speriamo nulla di grave ovviamente per Cappello, che è andato a protestare per se guarda lì. Il mister che allontanava Cappello. Mister Romano in questa situazione. All'arbitro è caduto qualcosa. Come si è caduto? Telecamera non ha accolto quanto successo. Il fatto però le proteste abbastanza veementi da parte dei giocatori dell'Icata, però prova a sincerarsi anche il dottore Mazzarella delle condizioni. Dicevo sul fatto comunque che il Trapani avanti al Dino Liotta grazie al gol di Agustin Olivera, il primo in maglia granata per l'uruguaiano, senz'altro uno dei più positivi in questo momento, per così dire, abbastanza difficile per il Trapani. Il centrocampista si è saputo subito ritagliare un ruolo centrale, sia prima con mister Criaco che soprattutto adesso con mister Morgia. Nel frattempo continuano ancora le proteste, veramente incredibile, vedete soprattutto come sia zoppicante mister Romano. Signor Garofalo intima il suo collega Minutoli a riprendere posizione, perché finalmente si potrà riprendere con le ostilità, ricordando che il Trapani è avanti nel punteggio 1-0 grazie alla firma, la prima in maglia granata, di Agustin Olivera. Quindi partenza subito convincente, lo avevamo detto, grande voglia da parte del Trapani. Più volte mister Morgia l'aveva ribadito nel corso delle sue conferenze stampa: voglio intensità, voglio che si stia veramente poco fermi durante la gara. E diciamo che questa prima partita e mezza, per così dire, Trapani sta rispondendo alla grande. Nel frattempo Moschella va direttamente fuori. Trapani deve approfittare di questo momento di impasse dell'Icata. Muñoz allora buffa, non ci arriva Vitale, non si chiude il triangolo. Moschella raccoglie adesso la sfera. Andare verso Cappello nell'occasione, ammonito per le proteste. Occhio a Muñoz, il sombrero di Vitale, poi si mette caccetta, allora il pallone passa, si lotta da quelle parti, Musso a terra, il pallone prova ad uscire, il fallo però è di Santarpia e quindi si riprenderà con un calcio di punizione in favore dell'Icata. Subito ad impostare la squadra di casa in profondità, il pallone che arriva direttamente docile tra le braccia di Giovanni Cultraro. Pallone verso la destra, ancora Spano che svaria anche per tutto il fronte nonostante parti da sinistra. Sì, ma un bavoso. Molto vicino a Musso e anche addirittura dalle parti di Vitale, che parte dall'auto di destra. Muñoz cercare qualche compagno, da quelle parti ci sono Santarpia e Vitale, servito quest'ultimo. Muñoz, lo scambio, ancora 3-2, a chiudere Curro. Allora prova ad uscire il Licata, che sembra rinchiuso un pochettino dalle proprie parti e risente anche a livello psicologico sia dello svantaggio sia di quelle che sono state le proteste veementi proprio nella circostanza del gol di Agustin Olivera. Muñoz, il dialogo con Santarpia che non si intende con Vitale, non ne resta buono però, prova ad uscire Cappello per il Licata,
una deviazione, qualche scaramuccia ancora con Buffa. Stare anche un po' attento. Cappello per la munizione ai suoi danni. Batte Mannina per Caccetta, che larga direttamente dalla parte opposta verso Mazzamuto. Allora il pallone per Aprile, prova a servire ancora il suo compagno, poi Olivera con lo sguardo riesce a portare out il pallone, quindi rimessa. Anzi no, c'è stata una deviazione e sarà calcio d'angolo per il Licata. Sembrava giusta l'attenzione dedicata da Olivera al pallone, evidentemente non è stato dello stesso avviso il secondo assistente, quindi primo angolo per il Licata. Minacori a battere, pallone che spiove in mezzo, occhio a Samache che prova a girarsi. Cultraro la tiene lì attento a bloccare, risponde così il Licata quando siamo arrivati al 21esimo. Scontro in mezzo al campo, partita molto nervosa in questo avvio, è rimasto a terra Aprile, poi qualcosa da ridire da parte di Mannina all'indirizzo del primo assistente, piccolo parapiglia, però avvio di gara molto molto difficile da controllare da parte del signor Garofalo, rimasto a terra Aprile. Forse uno scontro con Musso, mi verrebbe da dire. Maltese poi fa rialzare il numero 8, quindi si può riprendere forse una sbracciata. L'occhiataccia da parte del numero 8, credo proprio all'indirizzo di Antonino Musso. Adesso il Licata che molto sportivamente riconsegna il pallone alla Trapani. Cultraro per ricominciare. Bruno. Pallone centrale per Olivera. Stop a seguire da parte del numero 16. Che può proporsi in avanti per Vitale. Bella l'idea, ottima la chiusura di un attento Cappello. Olivera che non segnava dallo scorso aprile nel 3-3 contro il team Nuova Florida, quando era in forza all'Arzachena. E dati da rivedere dopo la firma del 0-1. Maltese per Galfano, che non riesce a controllare la sfera, quindi si riprenderà con un altro fallo laterale. 23 minuti di gioco sono volati via. Trapani in vantaggio al Dino Liotta di Licata grazie alla firma di Agustin Olivera. Questa lunga verso Samache che non può arrivare. Allora Buffa, il giro palla verso Muñoz. Il lancio cerca Respano, anticipato però, poi Caccetta di testa. Allora Curro, anzi è Minacori, senza fronzoli, direttamente dalle parti di Mosca e la Maltese. In chiusura su Samache. Pallone impreciso questo rilancio. Sempre Maltese a controllare. Muñoz. Vuoto la sponda e la Sant'Arpia. C'è stata una deviazione, quindi Trapani che guadagna qualche metro. Musso, preciso suo colpo di testa. Allora Curro si appoggia all'indietro. Bruno di testa, prova Minacori a rincorrere la sfera, poi Galfano in avanti verso Vitale a proteggere la sfera. Può rientrare sul mancino. Cerchiato il numero 19 del Trapani, che poi rischia di perderla. Il Cappello ci mette una pezza, la finisce anche per perdere a lui. Occhio a Sant'Arpia. Il contrasto con il numero 3. Non c'è stata deviazione. Buona la chiusura da parte del giocatore classe 1998.
rischia qualcosa Caccetta, e poi si prende fallo da Musso. Ancora qualche scaramuccia con Spano, che a gioco fermo aveva calciato verso la porta. Cappello, dicevo, la seconda stagione, è arrivato nel 2020-2021 dal Ragusa, passato nelle giovanili dell'Akragas, Gela e poi con il Favara. Pallone in profondità, non ci può arrivare Samakè. Uscita da parte di Cultraro. 25 sul cronometro. Licata 0, Trapani 1. Buffa. Prova ad impostare lui. Il lancio dall'altra parte dove c'è Vitale. Lancio però calibrato male. Minacori, buono lo spunto su Olivera. Arriva dall'altra parte Mazzamuto contro Galfano, il raddoppio di Spano. Pallone all'indietro, esce bene però ancora Orlando. In area di rigore però Minacori prova a proteggere la sfera. Chiudono prima Galfano, occhio perché il pallone è buono, grandissima chiusura di Maltese su Samakè, anzi il pallone era fuori, quindi tutto inutile. Provato Minacori a confezionare un grande assist per Samakè. Altro Minacori, grande avvio di stagione per il numero 11 di casa. 7 gol in questo avvio di campionato. Calogero Minacori, classe 2000, grande acquisto per il Licata, lui che arriva dalla Fidelisandria. Nato a Colonia in Germania, di fatto cresciuto da sempre qua in Italia nel settore giovanile dell'Akragas, poi del Palermo, esperienza anche nell'Under 19 del Perugia. E poi la nuova ripartenza dopo essere arrivato dalla Fidelisandria, soprattutto provare a rimpiazzare la cessione di Cannavò. Intanto Galfano, strattonato forse da Mazzamuto, anche qualche calcetto credo da terra, però tutto nella norma, per così dire. Calcio di punizione in favore del Trapani, 28esimo minuto. Buffa, pallone all'indietro verso Cultraro, quale va a lungo nelle parti di Muñoz, prova a rincorrere la sfera a Musso che combatte contro Cappello. La rimessa è però del giallo-blu. Caccetta, subito a uscire su di lui Santarpia. Cappello, non ci arriva a intercettare il pallone, è Vitale. Centrale il pallone ancora per l'ex Trapani. Tra l'altro è l'ultima, la scorsa stagione, militava nella Lucchese. Il nuovo ritorno in Sicilia per Cristian Caccetta, 1986. Il suo anno di nascita. Orlando, la chiusura da parte di Bruno, direttamente in rimessa. Prova a tenere vivo e alto il gioco, il Licata, alla ricerca del pareggio dopo la partenza ad handicap del gol del Trapani in avvio. Spano. Ci mette il piede Orlando. Quindi Trapani che resta lì. Ancora il pallone. Che riappare adesso. Galfano. Non ci arriva Musso.
c'è contatto falloso di Sama che prova ad andare via, ci mette il piedone, forse giustamente un po' troppo alto la gamba di Bruno. Quindi ancora un gioco abbastanza spezzettato che ammazza Muto. Il pallone in mezzo, allontana Muñoz, caccetta sulla pressione forse anche fallosa da parte di Nus, infatti è così, frana sul numero 4, il numero 9 che va a chiedere scusa. Allontanato anche da Calaiò, quindi ci può anche provare da quella posizione, siamo proprio la porzione centrale. Samachesi, allontanato Minacori, andrà di potenza anche se siamo attorno ai 30 metri. Il numero 9 sembra intenzionato ad andare verso la porta difesa da Giovanni Cultraro. Fissimo da parte dell'arbitro, parte proprio Samache. Una telefonata per Cultraro, rinvio lungo, svirgolato, però arriva comunque dalle parti di Olivera. Pallone all'indietro di Curro, tunnel addirittura da parte di Cappelloso Musso, caccetta, prova a mettere ordine il numero 4. Santarpia, esce su Orlando e poi Galfano. La lotta 3-2, Buffa, riesce ad andare all'indietro, Cultraro per Muñoz. Il primo controllo non è buono, allora costretto a ricominciare. Buffa, non è intercettato, spazio per Curro. Bene il tackle di Buffa, bene anche il dribbling di Muñoz. Galfano, secco anticipo di Orlando su Spano, e allora può ripartire il Licata con un Bruno che però non riesce a tenere vivo il pallone. 32 minuti sul cronometro, caccetta maltese, l'anticipo su Samache, adesso a rinviare Bruno. C'è però un Mazzamuto che prova a prendere il fondo, il cross in mezzo, non è troppo morbido, che arriva direttamente tra le braccia di Giovanni Cultraro. Muñoz, la pressione costante da parte di quelli del Licata, prova ad uscire bene, non ci riesce in questo frangente il Trapani. Provato ad uscire con la palla a terra, palla al piede. Calaiò alleggerisce direttamente con la destra dalle parti di Moschella. Vuole alti suoi, quindi andrà direttamente con la rimessa lunga. Spano mette giù con la coscia. Galfano, trattenuto da Orlando, che commette fallo nonostante le proteste da parte del tifo di casa. Siamo ancora dalle parti di Muñoz. Vitale, anzi è Santarpia, adesso per Vitale. Accetta, commette fallo su Vincenzo Vitale. Bruno, ancora Galfano, deviazione da parte di Samache. Bruno va direttamente lungo verso Musso, anticipo di Calaiò e poi Orlando. Mazzamuto all'indietro, ancora Orlando, in uscita Galfano, toccato duramente il numero 6, altro fallo
minaccioso nei confronti del numero 37 del Trapani, il signor Garofalo. Si ricomincia quindi con Calaiò ad impostare. Buffa con la testa, Caccetta, la pressione di Musso è buona questa volta. Allora occhio spazio per Vitale, che prova a cambiare fronte, il pallone però è leggermente impreciso. Uscita sicura da parte di Moschella. Partita comunque piacevole qui al Dino Liotta. Muñoz l'anticipo su Mannina. Ricata che ha il quarto miglior rendimento interno del girone. Va un po' meno bene per quanto riguarda il rendimento in trasferta, solamente i punti raccolti in sette gare giocate. Ci prova adesso con Samaké, l'uscita di Cultraro, tutto buono, occhio che prosegue l'azione, pallone in aria, Mazzamuto dentro il pallone per Buffa, però aveva oltrepassato la linea di fondo. Un rischio qui per il Trapani quando siamo arrivati al 37esimo. Dicevo che il Licata sta costruendo questo campionato con il rendimento interno qui al Dino Liotta. Poi Garofalo va a colloquio con Cultraro, intimandolo di non perdere ulteriore tempo. Ottima anche la vena realizzativa da parte dei gialloblu di mister Romano. 22 gol fino a questo momento, ha fatto meglio solo il Paternò. Lottare sempre Musso, Cetta esce bene da questa situazione, poi pallone all'indietro, rischia qualcosa delicato, allora prova a ripartire il Trapani. Invio però direttamente in tribuna da parte di Calaiò. Curro, pallone verso Mazzamuto, secco l'anticipo da parte di Bruno che prova ad innescare, occhio a Spano, pallone però sempre un po' troppo lungo per il numero 20, che comunque applaude le intenzioni del compagno. Rimasto a terra Cappello, forse subito un colpo proprio sopra il gluteo sinistro. Quindi c'è ancora necessità di interrompere il gioco, quindi si andrà verso un recupero abbastanza corposo. Questi primi 45 minuti, ricordiamo, subito dopo il gol di Oliveira si è perso, sono persi più di due, verrebbe da dire anche tre minuti per l'infortunio a bordo campo di mister Romano, qualche altra decisione non condivisa da parte dei giocatori del Licata nei confronti del signor Garofalo. Comunque sembra tutto ok fortunatamente per Cappello, che a breve riprenderà il suo posto in campo. Muñoz, poi la restituzione del pallone. E là, con qualche brivido, se la cava bene però il numero 1, Calaiò. Maltese con la testa, e poi Curro prova a Santarpia, e chiedeva una rimessa. Non è di questo avviso il primo assistente. Lotta tra giovanissimi, tra Santarpia e Stefano Curro.
Stefano Curro è un 2003, arriva direttamente dalle giovanili del Catania. Occhio a Spano, pallone troppo corto per andare verso Musso, ci prova adesso il numero 20, prova ad andare via, si mette una sbarra per così dire Mannina, che poi finisce anche per perderla, quindi spazio ancora per il Trapani per impostare con Galfano. Quando siamo arrivati al 40esimo si appoggia su Buffa, pallone centrale di Olivera, questa volta è fuori misura, era messo male con il corpo l'uruguaiano. Calaio, pallone per Cappello, lo scordo in profondità a cercare Samache, Bruno e poi ancora in ripiegamento Buffa. Bene in questa occasione, poi l'anticipo, Santarpia con la testa, Cappello recupera il numero 30, prova a lanciare Musso, Calaio preferisce non rischiare e andare in rimessa. Quando si era anche avvicinato Moschella, che voleva l'appoggio all'indietro. Trapani che resta in zona d'attacco, Rafa Muñoz cercare in aria, Cappello, palla esce ed è rimessa, quindi nei pressi della bandierina. Muñoz può andare direttamente con la rimessa lunga, infatti è così, Caccetta la mette fuori e poi allontana Curro. Samache sporca il pallone all'indietro, Trapani però ha spazio sul rischio di Galfano con il fallo commesso da Orlando. Qualche rischio corso qui da parte del terzino granata. Che fortunatamente si guadagna un calcio di punizione. Buffa, largo per Maltese, lancio in profondità, lo scontro di Musso che rimane a terra contro Cappello, tutto buono, pallone in gioco, quindi è tutto buono, si può continuare con Musso che come sta come a terra, ha subito un gran colpo, cambio davvero dolorante il numero 9 del Trapani, e quindi altra interruzione. Credo che andremo verso un corposissimo recupero in questo primo tempo, le proteste, forse anche un po' di sangue per Musso. Occhio a Moschella che poi arriva con fare minaccioso, davvero incredibile questa mimica da parte del portiere di casa. È vitale ovviamente a difendere il suo compagno, veramente senza giustificazione questa interpretazione da parte di Moschella, e poi Spano che gliene dice anche a distanza. Atteggiamento incredibile da parte di Moschella, ingiustificabile. Si è rialzato Musso, cartellino in mano, e quindi ammonizione per Spano e proprio per Moschella. Quando siamo arrivati al 44esimo, sono tre le ammonizioni fino a questo momento. Due per il Licata, uno per il Trapani. Si può riprendere adesso finalmente, credo, dopo un'infinità di interruzioni.
questo primo tempo che comunque vede avanti il Trapani nel punteggio grazie al gol di Agustin Olivera, il primo in maglia granata. Giocata che ha riconsegnato il pallone anche tra le proteste di qualche tifoso. Occhio a Caccetta, Samache, l'anticipo di Sant'Arpia, poi direttamente Maltese in profondità e Calaiò ad evitare ulteriori guai. Rimessa Trapani. Prezzi popolari per settori popolati, è quello che chiede il tifo di casa. Occhio a Bruno che prova a sfondare. Buono l'anticipo, la chiusura soprattutto da parte di Calaiò. Provato Galfano, l'imbucata centrale. Nel frattempo è rientrato in campo Musso. Galfano, sponda di petto, sempre di Musso, poi buffa, la riconsegna però a Minacori. Terminata la marcatura su di lui, ci mette il piede, tutto legale da parte di Galfano. Prova a ripartire il Trapani in questi ultimi minuti di primo tempo, quando siamo già nel recupero. Mazzamuto con le mani. Samache con la sponda, però direttamente verso Sant'Arpia, che però recala il pallone al Licata. Orlando, la direzione di Olivera. Lob alzato da Galfano. Ancora Orlando, poi di testa anche Sant'Arpia. Fa lo stesso Musso e poi Mazzamuto direttamente dalle parti di Cultraro. Si rimette un po' in ordine la difesa del Trapani. Adesso va lungo il numero 1. Verso l'ennesima sponda di Musso, che però arriva con il petto a mettere giù Sant'Arpia, poi Olivera prova ad uscire Orlando, poi Galfano a chiudere in profondità dove Musso è in ritardo. Occhio a Calaiò che riconsegna il pallone a Olivera. Spano, il pallone in mezzo. Anticipo secco da parte di Cappello e allora ci riprova il Trapani con l'appoggio di Buffa verso Muñoz. Si va nuovamente verso il numero 8. Il giro palla per Bruno. Galfano. La scodellare un pallone in mezzo. Occhio Spano. Non buono il controllo da parte di Orlando. Prova ad uscire il Licata con Mannina adesso. Prova a puntare Muñoz. Si accentra il numero 5. La deviazione da parte di Olivera, poi Samache e poi l'uscita sicura da parte di Cultraro con Bruno che controllava l'avanzata di Minacori. Non c'è contatto falloso, allora Vitale può andare. Toccato forse in maniera dura Cappello. Curro, esce bene il numero 10 Maltese con il mancino, tutti per terra. E allora Buffa va direttamente ancora dalle parti di Musso. Calaiò cerca di prendere posizione, forse anche una sbracciata da parte del numero 2 di casa. Il rilancio verso Minacori, svetta però Bruno, c'è la pressione di Samache. Fallo da parte del Maliano su Galfano che rimane a terra. Rimane a terra anche lui. Abbastanza vistosa la sbracciata. Chiaro che si gioca in un clima incandescente, frutto di un avvio abbastanza movimentato nelle proteste. Adesso è chiaro che ogni
decisione contraria al pubblico di casa, si scatena una vera e propria caccia all'indirizzo del direttore di gara. Primo tempo che si sta per terminare. Sono stati 5 minuti di recupero concessi dal signor Garofalo, ovviamente più che leciti visto le interruzioni. Eccolo qui il duplice fischio, si ritorna agli spogliatoi sul punteggio di 1-0 in favore del Trapani. A decidere al momento è il gol di Agustin Olivera al minuto numero 12. Noi ci troviamo tra pochissimo per la ripresa, tutta da vivere qui al Dino Liotta. Tutto pronto dal Dino Liotta per il secondo tempo tra Licata e Trapani. Trapani in vantaggio al 12° grazie alla firma di Agustin Olivera, ma Licata che di fatto non ha costruito chissà quale altre occasioni. Frattempo è ricominciato il gioco con il Trapani che adesso attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione, da destra verso sinistra il Licata. Trapani che ricomincia con il 4-3-3 con Giovanni Cultraro in porta, linea 4 con Muñoz, Maltese, Bruno e Galfano, in mezzo al campo Santarpia, Olivera e Buffa, pardon. Nel frattempo c'è un giallo nei confronti di Galfano, se non vado errato, quindi subito un'altra ammonizione in questo avvio di ripresa per il Trapani. Trapani che davanti schiera Spano, Vitale e Musso. Per quanto riguarda invece il Licata, Moschella in porta, poi Calaiò, Cappello, Caccetta, che tra l'altro è rimasto a terra dopo questo intervento parecchio duro da parte del numero 37 del Trapani. Poi Mannina, Orlando, Mazzamuto, Prile, Samacchia, Curro e Minacori. Nessun cambio quindi per i due tecnici all'inizio di questa seconda frazione di gioco. Caccetta rimane a terra. L'aiuto anche da parte del dottore Mazzarella. Soccorre il suo ex giocatore. Quindi Trapani, dicevo, che era partito benissimo, poi è arrivato l'occasione del vantaggio, ma di fatto sia da una parte che dall'altra non c'è stata alcuna occasione degna di nota, se non quelle che sono state le varie interruzioni che hanno portato ovviamente il signor Garofalo a concedere 5 minuti di recupero quando eravamo solamente al primo tempo. Spunta anche il sole qui sul Dino Liotta. Allora Orlando, Calaiò per lo stop completamente sbagliato da parte di Cappello, che regala rimessa al Trapani. Può rientrare Cristian Caccetta in campo. Muñoz per il colpo di petto di Musso, che per l'ora regala agli avversari. Minacori prova a giocare di sponda e prova ad andare in profondità verso Samacchia. Sempre molto ordinato Bruno ad uscire. Orlando, pallone per Aprile, finisce per perderla poi. La ripartenza del Trapani con Spano, stringono sia Vitale che Musso, però si va dalle parti di Galfano, il pallone è dentro, un po' arretrato per il numero 19, chiedeva direttamente in area di rigore il pallone Antonino Musso. Quindi può ripartire il Licata. Curro, Caccetta, si è ristabilito dopo lo scontro con Galfano. Minacori, tocco forse con il braccio da parte di Buffa, è infatti ravvisato da parte del direttore di gara. Calcio di punizione in favore del Licata. Salgono le torri,
Salgono Cappello, salga anche Calaiò, va dentro anche Caccetta. Uno in barriera per Cultraro, si tratta di Spano. Minacori alla battuta. Ovviamente va dentro anche Samache, che nel corso del primo tempo aveva calciato una punizione dalla media-lunga distanza, arrivata docile docile tra le braccia di Giovanni Cultraro. Pallone che spiove in area! Galfano a mettere fuori e poi Spano ad allontanare il pericolo. È entrato bene con il piglio giusto il Licata alla ricerca del pareggio, soprattutto per proseguire il grande momento di forma. Si incespica con il pallone Mannina. Allora prova a ripartire il Trapani con Vitale. Si fa vedere Spano, largo a destra Sant'Arpia. Il pallone però lo recupera Cappello. Che prova ad accentrarsi e ad allargare direttamente dalle parti di Mazzamuto. Ancora il numero 3 è rimasto in proiezione offensiva ad agire come mezzala, se non addirittura da trequartista, alleggerire all'indietro per Orlando. Tutto con il sinistro, il numero 6. Non si chiude il triangolo, allora Buffa. Verso Spano, che ha un po' di spazio, è più veloce rispetto a Calaiò, che però chiude in maniera molto precisa. Galfano. Il cross direttamente fuori. Calibrato male questo traversone da parte del terzino. Quindi si riprenderà con una rimessa. Pallone subito per Caccetta. Aprile. Bruno, buona la finta di corpo. E poi il pallone centrale per Buffa. Galfano. Bene la sponda di Musso verso Olivera. Va direttamente fuori. Calaiò. Trapani che resta in proiezione offensiva. Due palloni in campo. Battuta lasciata a Galfano. Musso. Pallone girato però dove c'è Samache. Allora Minacori. Prova a distendersi il Licata con Caccetta. Poi la deviazione. Rimesse sempre per i padroni di casa. Ancora Caccetta. Spano. Pallone ritorna però nuovamente per il numero 4 che leggerisce dalle parti di Calaiò. Allora Cappello. Curro. Per il pallone verso il numero 10. Cappello. Si permette anche il dribbling su Vitale. Maltese svetta su Samache, il pallone arriva però verso Minacori. Minacori contro Muñoz, alla meglio il numero 11, il pallone in mezzo, Samache! Para agevolmente Cultraro. Chiedeva forse anche un tocco con il braccio, il Maliano, che ovviamente non c'era. Muñoz, Vitale. Ancora per lo spagnolo, centrale per Buffa che prova l'imbucata centrale di prima intenzione. Mannina per Curro che prova a lottare in mezzo a due, però c'è un fallo di Sant'Arpia che non è d'accordo con l'arbitro. Sono passati 9 minuti, siamo al 54esimo, Trapani in vantaggio al Dino Liotta. 0-1. Calaiò, Orlando, giro palla per Mazzamuto, Buffa allora si lotta contro Samache, allora spunta, pallone per Samache, Samache! Il pareggio del Licata al minuto 55, 1-1 al Dino Liotta, pareggia Samache. E qui un po' la difesa si è fatta trovare impreparata.
del Trapani, Boubacar Samakhé, suo ennesimo gol in campionato. Troppa libertà e troppo tempo per calibrare il tiro che è finito alle spalle di Giovanni Cultraro. Tutto troppo facile, troppa libertà per Boubacar Samakhé, che firma l'1-1 tra Licata e Trapani. Ovvero un'azione un po' confusa, il pallone è stato poi girato con i giusti giri dalle parti del numero 9, arrivato in estate dal Roccella. E quindi tutto da rifare, 1-1. Subito il Trapani che prova a rispondere dopo il gol subito. Oliveira, pallone largo di Galfano che prova la fuga e poi l'ammonizione all'indirizzo di Orlando, che non poteva mai arrivare sul pallone, è andato dritto dritto sull'uomo. Terzo ammonito per il Licata. Si aggiunge Orlando alla lista dei più cattivi. Non ci voleva per il Trapani questo gol. Vero che è stato anche buono il rientro dagli spogliatoi da parte dei padroni di casa. Ci riprova comunque il Trapani a rimettere il naso fuori con questa occasione da fermo. Batterà Spano. Due in barriera. Tantissimi in area, nell'area piccola addirittura dell'Icata. Spano va in porta sul primo palo! Ci ha provato nuovamente Oliveira a girare di prima intenzione, in anticipo su tutti. Chiedeva una deviazione l'uruguaiano. Ancora un pericolo per il Licata. Con Oliveira che questa volta però non è riuscito a trovare lo specchio della porta. Partita che si è accesa dopo il pari del Licata. Chiede un fallo Caccetta che però non c'è. Occhio a Spano. Il pallone che può andare verso l'aria. Spano! Conclude debolmente e poi Moschella in due tempi. Cappello forse toccato in maniera fallosa e Moschella che mette il pallone direttamente fuori. C'è stata comunque la reazione da parte del Trapani dopo l'1-1 del Licata. Nel frattempo è stato ammonito anche Calaiò. Quindi gialli che cominciano a piovere. Questa gara che promette tantissimo. Ovviamente altre interruzioni. Quindi ammonito anche Calaiò. Si riprende adesso con la rimessa dal fondo. Caccetta che rischia qualcosa. Poi Moschella che fa anche lo stesso, però se la cava con Mazzamuto. Poi Miracoli con la testa prova a lanciarsi da solo. C'è la pressione di Bruno e poi quella di Oliveira. Non c'è fallo sul numero 11, anzi sì. Forse un po' troppo ravvicinato il contatto tra panchina e campo. Sono usciti subito minacciosi i giocatori del Licata dalla panchina. Prova Mazzamuto a prendere il fondo, il raddoppio di Oliveira su di lui. L'ultimo tocco però del numero 37 del Trapani. Minacori, sempre contro Galfano. Altra rimessa per il Licata. Prima intenzione, il pallone passa, poi Caccetta verso il tiro di Curro, che però
va sull'esterno. Rischiato anche qui il Trapani, forse un po' troppa libertà per il giovanissimo numero 10. Delicata Galfano. Buono il dribbling sul suo diretto avversario. Prova a creare la superiorità. Pallone lungo, non capisce le intenzioni Galfano. Anzi, Spano, il compagno. Quindi Trapani che torna a subire gol dopo 90 minuti di imbattibilità, ovviamente dal 2-0 contro il San Luca. Ultimo gol subito nella trasferta sfortunata contro il Castrovillari. Minacori prova a proteggere la sfera. Sant'Arpia, fallo su di lui. Bruno, centrale per Buffa, lo scambio sempre tra i due. Posizione da parte del numero 15. Olivera contro Caccetta che alza questo pallone, poi Sant'Arpia, Curro, amministra male. Muñoz, vuole Sant'Arpia, forse un tocco con il braccio, ravvisato anche dal direttore di gara. Quindi altra punizione. Poteva essere una buona chance, che c'era anche Muñoz che si era fatto trovare alto. Stop decisamente fuori misura. Occhio perché arriva il primo cambio. Esce Musso, se non vado errato. Quindi esordio con la maglia del Trapani per Nicola Russo. Un fedelissimo di mister Morgia. Morgia si ritrova, per così dire. Russo per la sesta volta in carriera. Olivera ad allontanare, il pallone spiovuto in area. Russo, classe 1991, 8 ottobre 91, arrivato in settimana. Subito l'esordio per lui. Buffa, rimasto a terra un giocatore della Licata, si continua comunque. Bruno, pallone sull'out di sinistra. Allora Samache, lo scambio con Minacori e poi Maltese ad uscire bene. Prova a suonare la carica ai suoi, Maltese. Buona questa uscita da parte del capitano di oggi, del Trapani, con Russo poi che non riesce a controllare il pallone. Prova Orlando adesso verso l'auto di destra a cercare Mazzamuto. Buona la chiusura di Galfano. Si può distendere ancora il Trapani con Russo contro Orlando. Il raddoppio di Aprile. Prova a cercare Olivera. Il cross sul secondo palo Spano, che la spreca così. Poteva essere una grande chance per il Trapani, ma ha ciccato completamente il pallone Samuele Spano in questa occasione. Mimica abbastanza evidente però di Curro alla sua panchina. Dice che gli mando di non farcela più. Occhio a Spano ancora. Il numero, il cross in mezzo deviato. Recupera il Licata. Minacori prova a far distendere i suoi. Rimasto a terra nella zona di centrale del campo, Curro, se non vado errato, se non ho visto male.
Il gioco però comunque prosegue. E infatti è così. Verosimilmente credo che verrà sostituito Curro. Infatti anche i compagni vivono il cambio. Quindi non ce la fa questo ragazzo, come detto, classe 2003, molto interessante tra l'altro, qualche buono spunto durante la sua gara, portato fuori da Cappello ed un componente dello staff sanitario dell'Licata. Quindi cambio anche per il Licata. Quando siamo arrivati al 65esimo minuto, con il punteggio di 1-1 tra i padroni di casa e il Licata. Cambio anche per il Licata, veramente. Chissà, magari Mister Morgia. Eccolo qua, infatti. Eccolo qui. Doppio cambio anche per il Granata. De Felice al posto di Spano. Pronto anche Alessio Barbara, vedremo al posto di chi. Al posto di Vitale, quindi vediamo cosa cambia davanti per Mister Morgia. Quindi credo che verosimilmente Munoz avanzerà, portandosi avanti a centrocampo. Non abbiamo capito se è entrato qualcuno al posto di Curro. Staremo a vedere. Minacori prova a sfondare. C'è però un calcio di punizione. Un fallo di Galfano. Incredulo il terzino. Questa decisione arrivata da parte del signor Garofalo. Quindi... l'arbitro vedi che era partito per ammonire Convitto per simulazione. Possibilità abbastanza interessante per il Licata. Che batterà questa punizione dal lato destro corto dell'area di rigore. Al centro va anche Cristian Caccetta. Senz'altro un fattore su questi palloni aerei. Barriera 2, dove ci sono Russo e Galfano. Occhio alla conclusione diretta verso la porta. Sul primo palo si avvicina anche Olivera. Cacettava verso il compagno, per intimandolo anche ad andare con la soluzione diretta verso la porta. Cacetta fa anche da scudo, da azione di disturbo dalle parti di Cultraro. Il pallone sopra la traversa, la traiettoria avrà però controllata da Cultraro e quindi nulla di fatto con questa conclusione da parte di Mannina, se non vado errato. Munoz che si è messa a fare la mezzala di centrocampo con Alessio Barbara dietro a destra come terzino. Russo aspetta Olivera, il cross del numero 16, la conclusione, il pallone resta lì, colpo di testa Santarpia, tutto buono, ha salvato sulla linea Licata, incredibile occasione per il Trapani con i componenti della panchina che erano già in campo per esultare. Chiedono anche l'assistenza da parte del secondo assistente, ma c'è un rosso da parte del direttore di gara all'indirizzo di Mister Morgia.
e tutti i componenti della panchina chiedevano che il pensavano perlomeno che il pallone avesse già oltrepassato la linea di porta. Non è di questo avviso l'inquadrato 4-8. Una vera chance incredibile per il nuovo vantaggio del Trapani. Espulso Mister Morgia. Resta comunque in avanti il Trapani con questo calcio di punizione che verrà battuto da Olivera. Chance enorme per i Granata per rimettere il naso avanti qui al Dino Liotta quando siamo arrivati al 70esimo. Chiede calma all'interno dell'area di rigore il signor Garofalo. Chance per Pietro Santarpia, aveva colpito lui con la testa. È Licata che si salva. Vediamo se si può battere finalmente questo calcio di punizione. Credo si aspetti che Mister Morgia abbandoni il rettangolo di gioco. Olivera, il pallone è in aria sul primo palo. Provato a girare Galfano, c'è stata però una deviazione. Terzo corner per il Trapani, che prova ad aumentare il ritmo. Comunque un buon Trapani, quello che si sta vedendo oggi qui a Liotta. Batte sempre Olivera, vicino a lui c'è Muñoz, pronto ad uscire Minacori. Andrà direttamente verso l'area di rigore, fa così, Sama che allontana. E poi Barbara di prima intenzione con il mancino. Chiedono un'altra deviazione, che c'è, e quindi ancora batterà il Trapani. Russo, Olivera, il dialogo tra i due, occhio a Russo, l'appoggia all'indietro per Muñoz che di prima intenzione sul secondo palo, De Felice palo, palo incredibile, altra occasione per il Trapani, davvero presa in contropiede la difesa di casa. De Felice che prende il palo, altra occasione, altro corner, davvero sembra quasi in apnea adesso il Licata. Che chance per De Felice, Olivera, altro pallone in mezzo, sul secondo palo, De Felice ancora, Moschella si supera, altra occasione per il Trapani, poi con il tacco, occhio al contropiede del Licata che può ripartire, il pallone è all'indirizzo di Samaché che si dimentica il pallone. Altra chance clamorosa per il Trapani con il neo entrato De Felice che nello spazio di 30 secondi o poco meno ha avuto la possibilità di riportare i suoi vantaggi, prima con il colpo di testa che è andato sul palo e poi con il tiro al volo e ha trovato la grande risposta da parte di Moschella. Davvero incredibile quello che stiamo vedendo qui al Liotta quest'oggi con il Trapani che ovviamente adesso meriterebbe il vantaggio. È andato proprio veramente a botta sicura De Felice, ma Moschella si è superato con questo intervento. Ci riprova ancora il Trapani con Russo che però poi si addormenta e quindi Aprile a proteggere la sfera commette fallo. Si deve però ribattere. Aveva guadagnato qualche metro, forse il pallone era anche in movimento, Aprile. Davvero anche sfortunato il Trapani in questa doppia occasione capitata sui prima sulla testa e poi sui piedi di De Felice. Orlando, il pallone largo verso Mazzamuto. Si è vicino a lui. Aprile, occhio il pallone in aria per Minacori, dentro il pallone, Cultraro ci mette una pezza, interviene anche in scivolata su Buffa, calcio d'angolo adesso per il Licata che prova a farsi vedere in avanti dopo qualche minuto d'affanno per così dire. Siamo arrivati al 74esimo minuto. Partita nel vivo, 1-1
tra Licata e Trapani. Minacori dalla bandierina, vicino a lui c'è Mazzamuto. L'appoggio ancora per il numero 11. Pallone sul sinistro, palla che resta lì Cultraro, poi Caccetta! Caccetta! Ribalta il risultato, proprio lui, Cristian Caccetta, porta in vantaggio il Licata per il più classico dei gol dell'ex. E quindi si fa adesso durissima per il Trapani, dopo la doppia chance. Questo gol suona come una vera e propria beffa, il gol di Cristian Caccetta che non esulta e che porta in vantaggio i suoi. Davvero facilissimo l'appoggio in fondo al sacco da parte del capitano dell'Icata ed ex illustre di turno. Licata avanti, davvero complicatissimi adesso per il Trapani. Quando entriamo nell'ultimo quarto d'ora si ritrova sotto dopo essere andato vicinissimo al 2-1 in due occasioni, in più occasioni meglio. Licata avanti. Orlando, adesso il pallone verso Samache, ancora Bruno, Olivera che trova Galfano. Pallone largo, sporcato dallo stesso Caccetta. Trova il suo primo gol in campionato. De Felice prova la sponda aerea, non riesce nel controllo russo. E poi Samache, occhio a Samache che si può scatenare in velocità. Samache contro Bruno, va dalle parti di Minacori, c'è spazio per il Licata, destro contrato da Maltese, poi Galfano. Si è spaccata la partita, Olivera trattenuto da parte di Mazzamuto e calcio di punizione. Davvero incredibile l'andamento di questa gara. Trapani che si era portata in avanti, poi il pareggio da parte di Samache. Le grandi chance per i Granata di riportarsi avanti e poi il gol di Cristian Caccetta che permette a Licata di mettere la freccia. Manca ancora un quarto d'ora però per il Trapani, più recupero. Davvero partita vincente qui questo pomeriggio al Liotta. Sant'Arpia, il pallone lungo in profondità, troppo lungo. Moschella a bloccare. Ovviamente adesso l'ago della bilancia dal punto di vista della lucidità pende tutta dalle parti della Licata. Ci prova De Felice ad uscire su Moschella, viene ammonito il numero 11, quindi ammonito anche Francesco De Felice. Quindi siamo arrivati al 78esimo. Ho provato ad aggredire direttamente il portiere nel momento della rimessa. Si riprende con una punizione. Si prende anche qualche metro ed è chiaro che adesso i giocatori di casa giocheranno con il cronometro. Batte Moschella, Samache, poi Maltese, Bruno, lottano Mazzamuto e Galfano. La rimessa per il Licata. Mazzamuto, arriva Olivera
di anticipo, quindi Minacori prova a proteggere, la rimessa è dal fondo però. Adesso cercano di far scomparire il pallone, quelli dell'Icata. Maltese, Galfano, sulla pressione in uscita applaudita di Orlando. Devono restare a posto i componenti della panchina dell'Icata. Galfano, la sponda di De Felice, è venuto incontro Muñoz. E allora ad allontanare la difesa. Barbara adesso con le mani. Buffa, la finta di corpo del numero 8. Allarga verso Galfano. Prova a farsi vedere Russo. Allarga verso il numero 13. Stop non è dei migliori. Si perde ancora qualche secondo. Quando siamo entrati negli ultimi 10 minuti, il Licata, la rimontata grazie al gol di Cristian Caccetta al 76esimo. Barbara, De Felice di prima intenzione per Sant'Arpia, a lottare in quel fazzoletto di campo, ha chiuso Ficarra, prova ad uscire Cappello, non c'è fallo secondo il direttore di gara, allora Buffa, centrale per Bruno, si va a largo verso Russo, c'è la sola posizione di Galfano, prova a rientrare sul destro, centrale per Buffa che carica, Ficarra allontana, viene stoppato, allora Samaché con la testa, prova a distendersi il Licata con questo pallone in profondità per Minacori, che però era in posizione di fuorigioco. Riprende subito Maltese. Olivera, è rimasto a terra un giocatore del Licata. Prosegue però il Trapani, Muñoz con il colpo di tacco verso Russo, il pallone protetto da Mazzamuto che si guadagna un preziosissimo pallone dal fondo, applaudito anche dal suo compagno Orlando. Tutto da vivere questo finale tra Licata e Trapani. Si andrà con la rimessa lunga di Moschella. Olivera, sempre tra i più propositivi del Trapani. La trattenuta ai danni di Russo e poi qualche scaramuccia, per così dire, con Mannina, se non vado errato. Calcio di punizione però, anzi era Orlando, quindi calcio di punizione ordinato in favore dell'Icata, ordinato dal signor Garofalo di Torre del Greco. Orlando sull'attacco di De Felice, pallone in profondità verso Samaché che prova a scatenare la corsa di Minacori. Esce Cultraro, un zoppicante Bruno. Cappello amministra male, prova a farsi vedere De Felice, poi un contrasto tra i due da terra, qualche gamba un po' allargata, provano a chiarirsi i suoi anche se, tra di loro, anche se pace destinata a durare pochissimo. Minuto 84, 6 minuti a disposizione del Trapani più recupero. C'è un cambio
proprio per il Granata. Esce Santarpia, è entrato Pipitone, quindi Morcia va all in questo finale di gara. È entrato il ragazzino, il 2004, Pipitone. Maltese per Bruno, che è molto largo adesso, Muñoz, Buffa. Barbara con Pipitone proprio che viene incontro, gioca così il suo primo pallone, lo scambio con Buffa, il dai e vai, allora Pipitone per vie centrali dove c'è Olivera, può allargare dalle parti di Galfano che adesso gioca altissimo in proiezione offensiva, la chiusura da parte di Aprile, anche lui dà segni di stanchezza, Muñoz all'indietro, ricomincia il Trapani dalle parti di Maltese, Bruno centrale per Muñoz, Russo, lo scambio di De Felice, poi tutto di prima del Trapani, allontana però Orlando, Buffa, arrembaggia finale del Trapani, Buffa, uno sguardo in mezzo, allarga delle parti di Pipitone, c'è subito la corsa di Barbara, il doppio passo del numero 28, forse un tocco con il braccio, ravvisato da 4-8 e quindi si riprenderà con una punizione in favore dell'Icata quando mancano, quando siamo arrivati all'86esimo. L'Icata in vantaggio 2-1, la decide l'ex al momento, Cristian Caccetta. Cappello verso Caccetta, proprio il colpo di tacco, occhio a Minacori, grandissima rimonta da parte di Barbara, occhio a Cultraro che poteva anche bloccarla, ha preferito andare con i piedi rischiando più di qualcosa. Galfano, poi De Felice che frana addosso a Mazzamuto, il fallo da parte del numero 11 che tra l'altro è già stato ammonito, altro cambio per il Trapani, non ce la fa Bruno, quindi avevamo visto bene, entra Baiata in questo finale di gioco, si riprende Mazzamuto fortunatamente per il Licata. Batterà Orlando, anzi è Calaiò, in profondità verso Minacori, subito tallonato da Baiata, non c'è fallo sul numero 11. Cultraro la batte subito per Maltese, pallone largo verso Gaffano, lo scontro con Aprile che recupera pallone, si rinnova subito la battaglia tra Baiata e Minacori. Esce bene il Trapani con Buffa, pallone verso Russo, buona la chiusura da parte di Orlando, la rimessa del numero 7, del nuovo numero 7 del Trapani, eccolo qua, che non riesce però ad amministrare e poi direttamente in rimessa Aprile, Galfano con le mani, Buffa all'indietro, Baiata. Anche un po' rischioso, da quelle parti c'era Samache, allora Maltese che prova a buttarsi dentro, Pipitone, il cross in mezzo, la mette fuori Calaiò, a vuoto però Buffa, si scatena in contropiede il Licata, occhio a Minacori, 2 contro 3, Minacori in area di rigore con il destro, ad un passo dal 3-1 il Licata con Minacori. Si rammarica il numero 11, vicinissimo all'ottava firma in campionato. C'è ancora speranza per il Trapani. Quando manca un minuto e mezzo alla fine, aspettiamo poi l'entità del recupero. Pipitone prova ad accentrarsi, Muñoz per Buffa, sempre ad impostare. Baiata,
sbaglia questo pallone, occhio a Samaché, Samaché prova a involarsi contro Cultraro, Samaché! Samaché! La chiude lui, è 3-1 per il Licata, ma clamorosa indecisione da parte di Emanuele Baiata, 3-1 per il Licata. E quindi quando siamo arrivati al 90esimo, di fatto la mette in ghiaccio Boubacar Samaké, davvero implacabile sotto porta, e punisce per la seconda volta il Trapani. Doppietta per il Maliano. E quindi Trapani che si avvia nuovamente ad una sconfitta. Quella che ormai sarebbe la quinta sconfitta in campionato. Però davvero grossa l'indecisione di Baiata per il 3-1 di Boubacar Samaké. Ci prova però comunque ad attaccare. Pallone però fuori misura verso Pipitone. Siamo nel 90esimo. 3-1 per il Licata. Peccato perché il Trapani aveva espresso un buon gioco. Avrebbe anche meritato di riportarsi nuovamente avanti nel punteggio sul 2-1, ma pesa la doppia chance sprecata nello spazio di pochissimi secondi con De Felice, che prima ha trovato il palo e subito dopo ha trovato la grande risposta sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la grande opposizione da parte di Moschella. De Felice ad impostare addirittura dalle parti della sua area di rigore. Ancora Samaché, poi Barbara ad alleggerire verso Cultraro. Maltese, la finta su Aprile. Prova a chiudere, farsi vedere in avanti più che altro il Trapani. Magari regalarsi un finale abbastanza effervescente, però molto più tranquilla adesso il Licata. Samaché della sporca maltese, poi Baiata, Galfano, Orlando, ricomincia dalle parti di Moschella. Contatto tra Cappello e De Felice a distanza. C'è un cambio per il Licata. Esce il numero 11, Minacori. Anzi, si tratta di un doppio cambio. Dentro in questo finale Greco c'è anche Giannaula. Entra al posto dell'uomo partita, Boubacar Samaké. Ovviamente applauditissimo, e se li prende tutti questi applausi meritati da parte dei suoi tifosi. Dentro quindi Giannaula e Greco. Questi ultimi scampoli di partita. Olivera, Baiata, Buffa, Maltese. Ancora per il numero 6. Caccetta con il petto a mettere ordine. Aprile prova ad accentrarsi. Si oppone Maltese. Allora Buffa. Centrale per De Felice, che può allargare dalle parti di Pipitone. Però faccio fatica a comprendere questo suo passaggio, se addirittura non si trattava
di un tiro verso la porta, perché Moschella era sì distante dai suoi pali, però era molto più facile servire Pipitone. Maltese, rinvio lungo, direttamente il pallone fuori. Pipitone a intimare la ripresa dei giochi. Cappello, centrale, dove c'è però Baiata con la testa. Caccetta fa lo stesso Aprile, poi Ficarra, Giannaula prova a proteggere la sfera, a far salire i suoi. Mazzamuto con l'esterno, prova l'imbucata, prova lo scambio. Aprile trovando un piattone che va direttamente verso Cultraro. Buffa, Barbara, Pipitone prova lo strappo, il numero 28, non riesce però a sfondare Muñoz. Occhio al Licata con questa scivolata poi di Barbara. Anche lui ammonito. Siamo arrivati al 95esimo e quindi subito da archiviare purtroppo per il Trapani questa partita, che adesso si dovrà concentrare in vista del prossimo impegno. Mercoledì 8 dicembre al Provinciale arriva il Portici, quindi altro banco di prova per i Granata. Fallo di Muñoz, resta da quelle parti il Licata, che si avvia ad allungare la striscia positiva dei risultati, cominciando anche a intravedere qualcosa di più bello. Triplice fischio da parte del signor Garofalo, le abbracci tra i vari giocatori del Licata. Finisce 3-1 al Dino Liotta tra Licata e Trapani, il primo vantaggio da parte del Trapani siglato da Oliveira, e poi la rimonta nel segno di Samache e anche di Cristian Caccetta. Per il momento è tutto, un ringraziamento da parte mia, da parte di Mirko Ditta, e alla prossima con gli impegni del Trapani in questo campionato di Serie D.